Dottoressa Inversini, dopo diversi incarichi nella carriera prefettizia, la nomina a prefetto della Spezia, una città che lei forse non conosceva, come la immaginava? Non avevo aspettative ed è stata tutta una sorpresa. Ripeto, la sorpresa non solo dei posti più conosciuti come le Cinque Terre o Lerici, ma la sorpresa della bellezza della Val di Vara, della storia della città di Spezia, della viva città di Sarzana. È anche più bello arrivare senza aspettative. Lei quando è arrivata si è trovata di fronte quasi subito al grande problema dell'emergenza sanitaria, della pandemia. Quali sono gli altri problemi che l'hanno preoccupata nel corso di quest'anno con i quali ha dovuto fare i conti? Diciamo che la pandemia è stato lo sfondo di tutti i vari problemi che ho affrontato, perché la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica è diventata anche in parte la gestione di un'emergenza sanitaria. Quindi qualunque situazione, qualunque decisione comunque aveva questo ulteriore fattore, anche se poi in materia sanitaria il prefetto non ha competenze, però la legge gli affida il monitoraggio sull'attuazione delle misure anti-Covid e quindi questo ha contribuito ovviamente a introdurre ulteriori elementi d'analisi. Quindi gli argomenti principali sono stati evidentemente lo spezzacalcio, le partite, perché ogni partita è stata comunque impegnativa da gestire sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, quantomeno nell'ultima fase, e da questo ringrazio le forze di polizia e la polizia locale per il grande impegno che hanno profuso. E poi la movida, che è un fenomeno che adesso tornerà e sul quale già stiamo lavorando. Abbiamo ovviamente poi prestato sempre grande attenzione alle problematiche dell'Umbertino e le problematiche di integrazione. Però ripeto, l'azione del prefetto in qualche modo è stata, se mi consente il termine, compressa da questa pandemia, perché in molte circostanze sono stata costretta a dire no quando avrei voluto, come animo, come indole, come passione, dire sì, perché io concepisco il ruolo del prefetto come un ruolo di facilitatore, di coagulatore delle istanze della società civile, mentre in alcuni momenti per il bene pubblico ho dovuto avere un atteggiamento di richiamo alla prudenza e alla cautela. Un approfondimento davvero interessante sulla nostra città nell'intervista con il prefetto questa sera sulla nostra rete.